Al via la 12ª edizione di Casa Sanremo Vitalities, l'evento collaterale legato al Festival della Canzone Italiana. E anche quest'anno noi di TVA e Ciak Telesud siamo qui giunti per seguire in diretta l'evento più esclusivo dell'anno, appunto nella Città dei Fiori. Nello specifico, Casa Sanremo trasforma puntualmente il Palafiori nel centro nevralgico di musica, di incontri, ma soprattutto di spettacolo. Sono diverse le novità di quest'anno, in primis la creazione di Radio Immaginaria, che è una radio che dà voce appunto ai giovanissimi, facendo in modo che loro stessi decretino un quarto d'ora prima della proclamazione ufficiale quello che è il cantante che radiofonicamente è stato in qualche modo appunto più ascoltato e più apprezzato. E noi abbiamo intervistato il patron ufficiale dell'evento, Vincenzo Russolillo, la madrina dell'evento, Roberta Morise, ma anche figure istituzionali del territorio, tra cui appunto il presidente della regione Giovanni Toti. In estremis siamo riusciti anche a strappare un'intervista a una band appunto ligure, gli ex Otago, ospiti proprio all'inaugurazione di Casa Sanremo. Vincenzo Russolillo, patron di Casa Sanremo e anche in qualche modo garante di quello che è un evento che ormai è giunto alla sua 12ª edizione, che cosa c'è da aspettarsi da questa edizione appunto 2019? Spero che questa edizione possa essere un'ennesima conferma di quello che è stato il nostro lavoro in questi 12 anni. C'è sicuramente tanta stanchezza proprio al giorno dell'apertura, perché c'è un lavoro di preparazione di tanti mesi. E spero che le persone che saranno in questo spazio, non solo gli artisti e i giornalisti che sono i nostri principali ospiti, possano apprezzare lo sforzo produttivo di Gruppo Eventi, della struttura che io guido da ormai 20 anni e che è riuscita a portare a Sanremo questo contenitore che riscuote fortunatamente il suo giusto momento di gloria ogni anno durante il festival. Roberta Morise, come madrina di Casa Sanremo, che cosa ti aspetti da questo festival che in qualche modo ti sta vedendo anche protagonista? Beh, assolutamente protagonista, assolutamente felice di essere qui come madrina di questa bellissima manifestazione. Guarda, ti dico, io Sanremo lo aspetto ogni anno, quest'anno in maniera particolare perché sono già qui, anche se domani dovrò partire perché mi aspetta la diretta Tutti i giorni ai fatti vostri. Io l'ho sempre seguito da casa, quindi è assolutamente un evento che non si può rinunciare di guardare, perché cioè, io sono un'appassionata di musica, quindi a maggior ragione mi piace ascoltare quelli che sono i nuovi brani, i nuovi artisti, perché no, i giovani. Quest'anno un'attenzione particolare per un giovane che mi piace particolarmente, che è Ultimo, ma con un occhio assolutamente per i grandi della musica italiana come Batti Bravo, che quest'anno è in gara. Esatto, con Briga peraltro. Invece lo scorso anno il tema di Casa Sanremo era in qualche modo imperniato sul sociale, quindi sui femminicidi, e quest'anno invece c'è un'attenzione particolare proprio sui giovani, infatti avete Radio Immaginaria. Ci spieghi un po' come funziona? Saperlo, bello, c'è un'attenzione particolare per i giovani proprio perché, ti ripeto, ce ne sono tanti, la musica, e tra l'altro ci sono tantissimi giovani cantanti in gamba, quindi diamo largo spazio proprio a loro, perché la musica parte da loro, le nuove idee, le nuove cose, quindi perché non proprio i giovani? Ragazzi, con solo una canzone anticipate quello che è il vostro nuovo album, e qui al Festival di Sanremo parlate di un amore adulto, che vuol dire? Un amore lungo, un amore che qualcuno di noi, anzi tutti noi, abbiamo la fortuna di vivere, per cui e nel quale crediamo, anche se non è facile, no? Insomma, quando si sta con una persona dopo tanto tempo magari si perdono alcuni sentimenti, alcune sensazioni che sono molto importanti, come per esempio il senso di scoperta, no? Animalesco, ma sempre necessario. Però appunto basta coltivare un po' la relazione, un po' di stratagemmi e avere tanta fiducia e visioni per provare, se non altro, a rilanciare, a provare a stare ancora con questa persona e a rinnamorarsi sempre di questa donna. Poi siamo tutti abbastanza delle catastrofi in amore, almeno io per primo, parlo per me, però ciò nonostante ci proviamo. Presidente Toti, che cosa significa investire sul Festival di Sanremo in un anno peraltro particolare per la regione Liguria e soprattutto per Genova? Beh, il Festival di Sanremo è la regione Liguria, quindi la regione Liguria deve esserci, è un momento di straordinaria visibilità per il nostro territorio, è un momento di straordinaria visibilità per la nostra cultura, perché la cultura musicale ligure è una cultura che ha dato moltissimo alla musica leggera del nostro paese, quindi direi che il Festival di Sanremo è simbiotico
simbiotico rispetto al nostro territorio. Esserci, essere presenti, vuol dire valorizzare la storia della nostra regione, vuol dire valorizzarne il presente, perché è un bellissimo momento per vedere Sanremo, vuol dire coltivare il futuro con tutte le offerte che la nostra regione può dare. C'è una canzone alla quale è legato appunto per il Festival di Sanremo? Beh, mi sembrerebbe veramente brutto citarne una. Tantissime, io ricordo la prima volta di Bocelli, ricordo la prima volta di Zucchero, ricordo la prima volta di Vasco Rossi, ricordo ultimamente gli straordinari duetti dell'anno scorso del presentatore, che per chi ha la mia età resta un punto di riferimento inscalzabile nel panorama della musica. Credo che ognuno di noi abbia nel cuore tante canzoni di Sanremo e le associ anche a tanti momenti.